manifestare ancora una volta il meglio di sé, di tutta la sua preparazione, di tutto il suo amore che lo ha sempre contraddistinto nel tempo e nella storia che ha vissuto insieme a noi qui a Ginocchio. Abbiamo cercato di conciliare i tempi suoi con quelli del Consiglio Comunale, di questo prima di tutto per i pietrini, come si dice, di affermare che poi di aver accettato l'invito ufficiale, non solo il 24 di anticipo, sappiamo che in questo periodo che ci separa dal saluto a Cassanovio, ovviamente gli appuntamenti, le questioni da spiegare sono sempre più stringenti e pertanto apprezziamo in particolar modo questa attenzione che per l'ennesima volta ha avuto nei confronti del Consiglio Comunale e per suo tramite di questa città. Lei mi scuserà adesso perché devo rivolgermi al Consiglio Comunale in una posizione veramente difficile in questo momento. Ovviamente vista per me è un po' complesso descrivere il giusto stato emotivo e comunicativo sotto il profilo istituzionale, perché il nostro vescovo mi conosce dal punto di vista affettivo e dal lato istituzionale, quindi ho preparato, a differenza di tante altre volte, un pensiero scritto proprio per lasciare anche alla sintesi e al tempo che ci è concesso la giusta ragione in questo spazio istituzionale. Ed è detto tra l'altro portando così da subito contare sul senso di quale altro più, con il ramo unico nel cuore, ovviamente. Grazie, sindaco. Ed esprimere con tempo vivissime congratulazioni per santa missione a cui Papa lo ha chiamato. Apprezzando le fecali voci non solo di pastore della Chiesa, ma anche di uomo sterile. Io ero trascorsa quando questo Consiglio Comunale, la seconda che il Presidente ha richiamato, fece un intervento, ma sapevo che l'emozione non mi avrebbe consentito di parlare. Grazie Presidente per avermi accordato la parola. Signora, Sua Eccellenza, per me è sempre il Concilio Sabino, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. L'altra volta che ci siamo riuniti nel Consiglio Comunale abbiamo avuto modo in tanti di esprimere le nostre gioie e emozioni per la lieta notizia e sono molto perché ritengo che ad oggi ci siano giunti gli estratti esemplari del Consiglio Comunale del nostro marzo 2015, durante il quale quest'anno l'emozione vera di un sentimento che ci accomunava, che era un sentimento di gioia, di riconoscenza, di stima, di riconoscimento di attività, di servizi resi per questa comunità. E quindi Don Ciccio, Sua Eccellenza, io in questi casi è quello di mischiare aspetti personali ad aspetti di natura tutta invece istituzionale e pubblica. Quindi lo afferro questo rischio per cercare da solo di trovare un antidoto a me stesso, perché è evidente che entrambi oggi vestiamo ruoli istituzionali e quindi come tali siamo chiamati ad esprimere. E quindi parto per una per la sua missione, oltre che la collettività, la comunità cattolica, la comunità cristiana, la precisa, per lo stesso motivo. Ora, per questo motivo. Chiedo scusa se faccio riferimento a un mezzo personale che riguarda me e la mia famiglia. E credo che sia un fatto eccezionale, perché quando io abitavo in via Corneli,
avevamo per difendere la parrocchia di Sorrento, che è San Pasquale, con Don Mattia. Con Don Ciccio, con la nostra funzione politica, per cui il mio linguaggio, anche nella veste di rappresentante politico in questo consesso, ecco, non può essere che il linguaggio dell'amico. Dell'amico, ecco che l'amico dice un'espressione completa. Con l'amico si parla col cuore. Se non in questi ultimi termini amministratore. Quindi ho avuto il piacere di conoscerla solo direttamente per l'opera che ha fatto in confronto di mio cognome e di questo la ringrazio. Per questo non posso trovare risanti medici con la nomina al rettore di Tondito di Cinoma, che avrà la responsabilità di ricevere il più pesante testimone. Oggi tutte le cose potrebbero sembrare di circostanza, ma mi auguro che la fede, la speranza e la carità. Forse se si è fatti male quando si accorge il senso del dovere. E quindi vengo da sola stamattina, vi darò un impegno che avevo già fatto. Che dire, io sono molto contenta di avere finalmente tra noi Don Ciccio, io ti chiamo questo Don Ciccio, mi permetto di chiamarlo perché conosco da tanto tempo. Sicuramente mi porto anche in tantissimi mio marito che è dal pubblico e che mi segue, Nicolino, che mi segue sempre. Allora, io innanzitutto veramente vorrei fare un grossissimo in bocca al lupo, l'ho detto anche in altra circostanza, perché insomma l'impegno che andrai ad affrontare è sicuramente un impegno notevole. E beh, avere un cittadino di Tondino, finalmente piuttosto che insomma, viene riportato. Chi però sapeva no, chi l'altro per chi si è conosciuto Don Ciccio Sabino? 35 anni fa, però bambino a chiedere il 34, il suo primo incarico, non sono facendo la nascita, quindi dall'aprile del 74 e quindi ho conosciuto Don Ciccio, forse già al suo primo incarico, e cioè il mio padre spirituale da in quel momento, che è il mio fratello, alla circonferenza di Santa Maria del Soltaggio. Quindi siamo un po' tutti coinvolti, oggi hai vinto Don Ciccio, vinto tutto il Consiglio Comunale, le forze politiche, siamo tutti uniti perché siamo tutti fieri e orgogliosi di avere un nostro punto da una delle sue omelie. Se il seme caduto in terra non muore, non può portare frutto. Lei lanciò un messaggio all'epoca che mi lasciò un po' turbato, ci invitava a diventare tutti quanti seme. È un'esperienza difficile da attuare, sicuramente lei nella testimonianza vivente. Il mio augurio è che Cassano allo Ionio torni a essere un nuovo seme e con la stessa testimonianza di fede che ha professato qui nella nostra città. Per i loro auguri più sinceri, personali dell'intero corpo di Polizia Municipale, l'altro magistero pastorale a cui è stato eletto. Porteremo nel cuore i ricordi della nostra antica amicizia e della sua vicinanza al corpo dimostrata in manifestazione. Grazie eccellenza, buon lavoro. Soltanto sottolineare. Io vi chiedo scusa,
sindaco, signori assessori, signori consiglio comunale, signor segretario, comandante dei vigili urbani, cittadini qui presenti, giornalisti compresi. Innanzitutto vi dico buonasera, perché non diamo per scontato il linguaggio e le parole, perché mai come in questo momento le parole hanno bisogno di recuperare il senso, il significato, perché viviamo il tempo della Babele, dalla torre di Babele, cioè dalla confusione, siamo arrivati alla Pentecoste per chi crede, anche dalla Pentecoste forse siamo tornati alla Babele. Quindi noi grazie per questo momento indubbiamente che porterò dentro di me, nel momento in cui sto raccogliendo un po' le cose più personali per prepararmi il 21 mattina ad andare, ma non attengono al mio codice genetico, culturale, antropologico e spirituale. Ho sempre contestato tutti coloro che sono diventati organici ai poteri, più o meno forti o più o meno deboli, perché io ritengo che non c'è da essere organico nessuno. Ho sempre contestato la visione gramsciana o la visione marxista o marxiana dell'intellettuale organico. Vanno via da questa città nella consapevolezza di averla amata, di amarla oggi, di amarla sempre, perché è la mia città dove sono diventato credente, dove sono diventato cittadino, dove sono stato battezzato, dove ho frequentato le scuole più diverse, ma soprattutto il corpo, il liceo classico, luogo che mi ha veramente formato, dove sono stato ordinato sacerdote e poi il 2 maggio mi ha visto ordinato episcopo come pastore sul proprio popolo. Io vigilerò su 110.000 persone cercando di amarlo sempre e comunque come un pastore ama a prescindere del suo percorso. E cattolico credente, ma certo di essere in fondo laico, oggi la cosiddetta cultura liquida c'è il tentativo di una certa laicità di ridurre l'esperienza della fede a soltanto ad un'esperienza irrilevante e privatistica. Io come vescovo rivendicherò e come credente rivendicherò sempre una laicità positiva che consiste nel rispetto di chi fa che cosa nella organizzazione democratica di un territorio di una città, ma sapendo che un territorio cresce quando c'è rispetto da parte delle diverse istituzioni. Io come rappresentante della Chiesa ho sempre, anche quando non ho condiviso, ho sempre rispettato, ho sempre cercato di avere una funzione, mica la piattaforma di amore, di carità verso la città. Ma il politico serio responsabile è colui che sa vivere una continuità di responsabilità, sia pure in modalità diverse, la responsabilità della famiglia, la responsabilità proprio vivente delle istituzioni. Ricordiamoci tutti che c'è un metodo politico che fa crescere tutti e che è un metodo che va e che è stato proclamato, ne cito solo uno, 300 anni fa. Papa Francesco, quando ha rimesso in gioco, direi politicamente, non politicamente, il discorso delle periferie, l'ha fatto, perché Papa Francesco sa che le periferie stanno diventando come le bandiere francesi, stanno diventando le periferie luoghi di criminalità, stanno diventando luoghi dove si sta accendendo, no? L'acqua che vengono da quelli che giochiamo e non luoghi delle periferie. Perché sono convinto che sarete capaci sempre di maturare una sussidiarietà che renderà sempre più nobile la città dei Pitoni. Sì, la politica così può riscattarsi. Così la politica può recuperare autorevolezza e dignità. Ricordatevi di quello che dicevo la persona che ho ringraziato, un altro, che ho conosciuto nella mia vita, sia Giuseppe Piano, ucciso a Casal di Principe,
Dario Savisi, l'ho conosciuto, sono stato anche a fare la sua commemorazione, il primo anniversario della sua morte, con il grande Vittorio Luigi, e sia quella grande pedagogia che la pedagogia sociale. Tra Francesco, e concludo, ha affidato anche alla politica una parola forte, che la voglio ricordare, se mi consentite, senza lezione. Papa Francesco dice che la politica oggi deve essere una politica inclusiva. Papa Francesco significa, veramente, come diceva Don Torino, ma lo dirò perché in prestito dal grande Don Rick Scidio, dice che la politica deve diventare un'artemistica. Che significa politica artemistica? E questo è il lavoro che faccio al sindaco, al tutto sindaco comunale. Vedete, è la crisi del nostro tempo, no? E si spingono attorno le persone più fragili, perché la civiltà di una politica si misura dalla capacità che la politica ha di dare dignità alle persone che hanno perso dignità. Io vado via il 31 maggio, alle 8 compirò l'ultima volta il mio compito di cittadino votando alle 8. Di certo vado in Calabria con Vangelo Solimano. Sì, quella sarà la mia forza, il Vangelo. Alla esperienza delle politiche di Roma, della nuova agricoltura, della prezza italiana degli anni 70, dell'Unione Sovietica, ai posti, o a noi cittadini di oggi, non dalla sentenza, ma la valutazione storica dei fatti. Io vado con il Vangelo e sono convinto che il Vangelo sarà la mia forza e con contento del ringraziamento. Questo del palazzo, della Curia, che poi è importante la Curia, ho fatto un lavoro molto. Se la politica deve diventare attrezzata, che fu un altro grande laico del Novecento, Giuseppe Mazzari, quando disse che la città deve essere la città dell'uomo, la voce che faccio al sindaco, a voi tutti, alla mia città, di chi vi ho sempre, che la città di Vittorio sia la città dell'uomo. Auguri e buon cammino a tutti.